voglio ancora! Così, eh? Thank you.
lontano da mio figlio. Non devi farlo! Là! Fermalo! Per favore, abbiamo sofferto abbastanza. Zitta! Ma... No! Io voglio ringraziarvi. Nemmeno il padre di tutti era riuscito a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Iron? Cosa? No! Perché? Alzati!
massacrerò entrambi! Bravo!
avanti! Fallo! Fallo! Fermati! Ti prego! È sconfitto, padre. Non nuocere. Tu non ci darai più la caccia. E non la toccherai. Non mi serve la tua protezione. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Ho fatto molti errori, lo so, ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morta risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Cosa? No, padre! Ti voglio bene. Io ti... Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere persone migliori. Mio adorato dolce figlio, no, no. Freya, lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa. Ti ha salvato la vita. Mi ha privata di ogni cosa. Di ogni cosa. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui... Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho
ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello L era tuo padre. È questo il destino degli dèi? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremmo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare, ma alla fine sembrava malvagia. No, avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo. Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Perché siamo stati? Odino deve averlo convinto che se... seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il rischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odin a Freya. L'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita. Ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente subite. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli, lo troverete. È sempre un piacere, tamburi dai piedi. Si va a Jotunheim dalla sala del viaggio tra i regni. Non sappiamo cosa troveremo ad aspettarci al nostro ritorno. Meglio chiudere le faccende in sospeso ora. Mi sembra giusto. Avete messo paura a quell'alchimista? Ci siamo! Non ci credo, vedremo i giganti! Beh, se tutto va secondo i piani, seleziona Jotunheim e ci arriveremo. Forse. Ragazzo, la testa.
Preparati. Oh, ok. Preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto. Com'è spiacevole! Ora, ragazzo! Ci siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontano. Lo vedremo. Vorrei dire una cosa prima di continuare. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi seni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta! Scusate, volevamo assistere. Oh no, 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 no! Va bene, diamine, va bene! Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, no, non posso. Oh. D'accordo. Pronto? Vieni. Ragazzo, ho un piano per te. Torna qui, per favore. Non mandartela per Guarda, siamo sulle dita del gigante. Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. È fatta. È fatta. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ragazzo. Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Ehi, c'è nessuno? Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard.
Perché scolpire i volti? E se questi fossero tutti giganti che sono riusciti a uscire vivi? Non molti. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. Dovrei sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. Aspetta! Padre! Sta accadendo qualcosa! Asha. È mia madre. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti. Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come? E la battaglia con Baldo. Ma è appena accaduto. Cioè, sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne, il gigante muratore, tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Ma che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia. E poi, finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Guarda, è della mamma. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. A guidarci verso casa. Finiamola. Padre. No. Facciamolo insieme. Figliolo.
Addio, Fay. Ti voglio bene, mamma. I giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante, io sono parte gigante, parte dio. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki? È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Adesso tutto è chiaro. Lei voleva che la portassimo qui per stare con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo o che rimanesse un segreto. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero? Tutti gli spartani sono grandi guerrieri. Addestrati dalla nascita, la vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità e bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellii con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. Il Mimir se l'è persa. Capisco che tu voglia tornare a casa, ma scommetto che da qualche parte ci sono altre valchirie da liberare, altra gente da aiutare. Forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Dimmi, che cosa avrebbe fatto Atreus lo Spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. Ehi, sono così felice di vedervi. Non ne potevo più di questi nani. Che è successo, Mimir? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? Ah,
passato più tempo di quanto pensavo. E la tormenta è iniziata quando avete ucciso Balbo. È diventata qualcos'altro. I presagi si realizzano. Presagi dell'arrivo dell'inverno? Non un semplice inverno, ma uno che durerà 3 estati. E una volta finito, inizierà il Ragnarok. Ragnarok, dalla neve. Neve, tanta altra neve. E poi la fine del maledetto mondo, più o meno in quest'ordine. Un'altra profezia. No, la profezia non prevede che tu accada prima di altri 100. Hai cambiato qualcosa. La profezia. Te lo ripeto, è il Fimbulwinter. Me lo sento nelle palle. Stavolta si fa sul serio. Smettila! Mi fai molto innervosire. Prima o poi doveva pur nevicare. Non è solo lì, lo sai bene. È la fine di tutto. Perché mi costringe a essere. Ragazzi, parliamo solo del tempo. Ultimamente fa un po' freddo. Vuole dire che il Fimbulwinter è alle porte, ragazzi. L'ultimo inverno. Me lo sento nelle palle. Sì, abbiamo capito. Se siete diretti verso casa, cercate di non fermarvi e di non morire. E se non siete diretti verso casa, idem. Sarà per la prossima. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli, lo troverete. Cavolo, la torre ha mangiato la pietra dell'unità, vero? Volevo volare. Già, è proprio un peccato. Odino è assai sveglio. La sua opinione di sé non è esagerata e colleziona profezie. Se una cosa parla... del futuro, lui la prende per sé, per aumentare la sua fama di onniveggente e onnisciente. Ma naturalmente a lui importa il controllo del futuro, del suo destino. Controllerebbe ogni regno di ogni terra, di ogni mondo, se potesse. Cerca di eliminare ogni sacca di resistenza. Anche se non hai mai rappresentato una minaccia, lui pensa che un giorno potresti esserlo. Capisci, quindi? Non è importante conoscere come faceva a saperlo prima di voi. Conta solo che aveva ragione. Siamo a casa. Sembra che sia passata una vita. Ci sono un po' di spifferi, ma è meglio che avere pezzi di corteccia nelle chiappe. Ora riposa. Dormirò tutto l'inverno. Ok, può andare. Dormi. Sto già dormendo.